ballando Ciao. Gioca Jouer con Sergio Muñiz. L'ho detto bene? Perché sì, per me sì, sei Muñiz, resterei Muñiz, però si dice Muñiz, no, dillo Muñiz come se, come in italiano la GN, la perché GN. La N, diciamo la N con la righetta sopra, si pronuncia N. Però siccome manca la righetta l'ondina sopra nei computer italiani. Esatto, e quindi meglio Muñiz, perché se no me la scrivete male, allora... Come stai? Bentornato. Bene, bene. Eri venuto a trovarci per Tres, che era uno spettacolo teatrale che poi abbiamo sì. visto, bellissimo. Molto divertente. Stai facendo un sacco di cose, tu, perché fai cinema, teatro, canti, sì, adesso sì, sì. Insomma, ma musical. Diciamo che il mio, diciamo, lo zoccolo duro è sempre il teatro, no? È sempre lì che vado, però non disdegno altre cose, ovviamente, no? E adesso sto cercando di prendere molto sul serio la musica. Fino adesso ci ho giocato abbastanza, ho fatto delle cose, adesso sto cercando di farlo seriamente. Allora, vuoi partire quindi da Che Calor, che fra per poco esempio, sentiremo. Che per Calor, esempio. Che adesso, dai, raccontaci, diciamo, questo che singolo. In questa estate volente va benissimo Che Calor. È un singolo che ho scritto, ma neanche tanto tempo fa, abbastanza nuovo, che parla di incomprensioni tra uomo e donna, quindi... di cose che sono sempre state così e saranno così per sempre, e quindi è normale, siamo diversi, e quindi è normale che siamo... Ma com'è la situazione in Spagna? Ci... Perché qua è... In che senso? Uomini, donne... Ah, come in tutto il mondo e in tutta la storia. Perché no, Milano è particolare, siamo la città più di singolo al mondo, quindi qua problemi... No, ma qua è un altro... No, ce no, n'è. Qua c'è un problema diverso, secondo me. Dimmi, no, dici, perché un occhio esterno... No. Esterno no, mica tanto, sono vent'anni che vivo in Italia. A Milano, capito. Poi però poi vai in Spagna e vedi, cioè, e magari ti rendi conto anche di cosa non sta funzionando qua. No, non è che non funzioni, è che Milano non è una città per famiglie, per famiglie non lo è, basta, quindi ti porta completamente ad altro. Quindi viviamo, si che vive c'è meglio da single che in famiglia, e questo è vero, questo e è questa vero, è la verità. Milano è una città che è diventata così, non lo è sempre non stata, non lo è sempre stata, è vero, è vero. Beh, insomma, tu ti ci trovi bene però qui in Italia. Sì, 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 io viaggio tanto comunque, ultimamente la casa la vedo poco, ecco. Ma casa sarebbe Milano? Casa sarebbe Milano, ah, adesso, sì. Ecco, quindi sei milanese pure tu adesso, vabbè. Eh sì. Allora, torniamo a Che Calor. Com'è nato questo pezzo, insomma? Beh, è collaborazioni nato importanti, vai. No, questo è un pezzo che ho scritto da solo, così a casa, e basta, come la maggior parte dei pezzi che ho fatto, da solo. Ogni tanto mi faccio ispirare anche da qualche amico con una jamming session e delle robe del genere, però normalmente scrivo da solo. Questa è una canzone che poi parla, sì, di, anche un po' di masochismo, no? Di ostinarsi a stare in una relazione dove magari non si sta neanche tanto bene, no? Dove continui a prendere sberle e ti ostini a starci è dentro. Vero, e addirittura male. A volte dici, no, ma io sto benissimo. E ti trovi pure bene dentro di queste situazioni. E quindi ho cantato un po' questo. E allora noi l'ascoltiamo subito. Che Calor, Sergio Muñiz. Ragazze, qui è vicino a me in studio piccolissimo. Che bel pezzo estivo che ci hai regalato, Sergio Muñiz, Che Calor, stamattina qui con me. Grazie. Bellissimo, grazie per esserci venuto a trovare. Insomma, come sarà la tua estate? Che farai? Sarò in giro con Mamma Mia, il musical di Romeo Piccolo. Grande. Infatti, no, sarà un'estate abbastanza facile, visto che lavoro due giorni, magari poi ho tre giorni liberi, e allora vengo a radio, ecco. Perfetto. Ma non è il primo musical che no, fai? No, avevo già fatto Full Monty, e poi avevo fatto La Via del Successo con Amy Stewart. Che era bellissimo anche quello. Però fortunatamente visto. Lì non cantavo, ecco. Questa volta, no, dai, scusa. No, c'era già Amy Stewart, che ragazzi. Che brava, che deve essere anche una donna semplice. Meravigliosa. Vero. Meravigliosa, vero. A parte di bella, ma anzi, più di bella, nel senso che veramente è una donna di una certa età, non la dico l'età, però vabbè, che veramente è... Informissima. Sì, non sembra umana, ecco. Certo, è vero. Beh, la prossima volta magari venite insieme, facciamo due chiacchiere, così parliamo di musica.
musica. Sì, lei vive a Roma, ma sì, vive se a Roma, viene qui magari. Beh, dai, qualcosa magari salta fuori, ogni tanto passa da Milano. Sì. Allora, mamma mia, quindi passerete anche da queste parti, spero, no. Prossima stagione. Porca purtroppo miseria. Milano no, perché l'avevano già fatto e quindi sì, faremo per quest'anno faremo tutto il resto. Anche se secondo me un musical e come poi, mamma mia. Sì, sì, poi cioè, chissà se il prossimo anno torneremo. Sì. Sì, sì, è vero, secondo me basta aspettare un pochino, poi sì, tornate, sì, sì. Assolutamente. E questi sono, sì, vanno avanti per più di un anno. Certo. Di senti, altri progetti cinema, fiction, TV, perché insomma. No, nel senso anche che progetti ancora teatrali, sì, ma cinema e TV quando arriva arriva. Nel no, senso che perché è molto difficile comunque basare la propria vita su progetti TV o progetti cinema lo so. Diciamo qui dove non c'è una vera, diciamo, un vero mercato, ecco. Anche perché poi stando in giro con un musical difficile, diventa molto difficile. Che musical ti piacerebbe fare? Prima la macchinetta del caffè parlavamo di Jesus Christ. Esattamente quello, esattamente quello che non riuscirei a fare, che per esempio Jesus Christ, ecco, ma per problemi di voce. Forse poi è alla fine il più bello di tutti, no? Per proprio me a livello sì. di canzoni. Per me sì, per me sì, anche perché è un'opera rock, sì. Poi non è quasi recitata, è tutto cantato, è tutto quello impossibile di mettere in italiano anche, quindi deve essere sentito in lingua originale, sì. Anche se qualche volta quello si è provato. Noi cantiamo in italiano, per esempio, certo. Mamma mia, però Mamma mia già è più facile. È un'altra cosa. Sì, è un pop che si addice di più, infatti a un certo momento non senti più la differenza proprio. Certo, che parte fai, mamma mia? Uno dei tre possibili padri. Non avevo dubbi. Il resto sono femmine. No, o il ragazzino che si deve sposare. Vuoi ricordare gli altri attori? Sì, gli altri attori. Allora ci sono Luca Ward, Paolo Conticini, bravissimi. Tutte e due. Paolo Conticini. Poi c'è Sabrina Marciano, che è la mamma. E poi c'è Elisabetta Facchini, che è la ragazzina, che è bravissima. È una ragazza che sicuramente farà parlare di sé. Senti, poi un giro in Spagna te lo rifai, no? Sì, quando finirò. Quest'estate no, perché non ho il tempo. Non hai il tempo. Lavoro. Poi a settembre probabilmente passo per Spagna a vedere la mia famiglia. Certo, perché tutti lì ovviamente. Sì. Bello, bello. Senti, è sempre un grandissimo piacere averti con noi. Io ti aspetto anche la prossima stagione. Magari, assolutamente. Magari con qualche altro pezzo, visto che comunque stiamo lavorando ancora su questo progetto musicale che non rimarrà semplicemente in questo singolo. Lo so. Dobbiamo ancora capire cosa uscirà fuori, perché la musica è molto particolare, è un qualcosa che se tu menti nella musica si sente subito, e quando sei vero è meraviglioso perché si sente, anche se magari tecnicamente non sei bravo, anche se magari ci sono degli sbagli, delle cose che dici ma non va bene, però se sei autentico e sei te in quello che fai, funziona di sicuro. Allora il prossimo singolo ti aspetto, sì adesso vediamo quando se sei a Milano, perché ovviamente sarei assolutamente bene, no, ci sentiamo per telefono, vi disturberemo di sicuro, non c'è problema, sempre un piacere. Grazie, è stato con noi Sergio Muñiz, che ci ha fatto sentire la sua Che Calor. Baci e buona estate a tutti. E adesso Jason Derulo.